sette giorni. La scansione delle giornate lavorative si svolse in una trentina di ore di lavoro, non di più. Quando ero bambino lo sentivo raccontare nelle veglie attorno al focolare, tra una poesia, una novella, una cantata in ottava rima ed il parlar di Piero, che questo dono l'avesse in mente fin da bambino. Io sono sicuro che quel ventre gravido in stato di incipiente maternità sia il suo vero autoritratto. La controriforma tridentina ebbe ripercussioni anche sull'arte. Dovevano essere eliminate tutte quelle pitture e sculture che potevano essere ritenute profane o sconvenienti. Era affidato al vescovo il compito di vigilare. Fu così che tante statue lignee che avevano nella pancia una porticina per metterci la pisside furono segate a metà. Perciò tante Madonne del Parto dipinte furono distrutte. Benvenuto, Eccellenza. Spero che abbiate fatto un buon viaggio. Ecco, Eccellenza. L'altare è questo. Non l'abbiamo rimossa, ma... come vedete, Eccellenza, qui non si celebra. Come potete vedere, l'altare è spoglio, senza paramenti, disadorno. Guardate, quella è la nostra cara Madonna. Lì si dice messa, non qui. Da questa parte, vi prego. Qui, Eccellenza, si dice messa. È molto bella, vero? Sì. È un'immagine bellissima. Ad miror imaginem gloriosi virginis pregnantis pulcherrimam Opus Angelis e iustem pulcritudinis. Mai occhi ebbero a vedere cosa così bella. Fu grazie a quel vescovo se si rende giustizia al capolavoro di Piero. Sebbene sia passata per situazioni estremamente difficili, c'era quando non c'eravamo e ci sarà dopo di noi. La Chiesa si era dimenticata di lei, o forse la trascurò in quanto scomoda. La critica non sapeva neppure della sua esistenza e rimase per secoli abbandonata tra queste mura senza paternità e senza fama.
Nel gennaio del 1889, l'ingegner Vincenzo Funghini, giunto in visita alla cappella del cimitero, riconobbe subito nell'affresco il capolavoro di Piero. A causa delle intemperie, il capolavoro si stava rovinando, forse definitivamente. Dal tetto filtrava pioggia, dal pavimento umidità. Nel 1911 Domenico Fiscali lo salvò, staccandolo dal muro e riportandolo in un supporto di gesso e rete metallica, sorretto da un telaio di legno. Teniamo presente che in origine si entrava dall'altra parte, dove c'è l'attuale cimitero, e la Madonna prendeva gli ultimi riverberi del giorno da ponente. Ma quando finirà questa maledetta guerra? Vediamo la piantino di sganciare bombe. Buongiorno. Cosa volete? Chi siete? Mi scusi. Quegli uomini erano i sovrintendenti, il professor Mario Salmi dell'Università di Firenze e il dottor Ugo Procacci delle Gallerie Fiorentine, preoccupati per le condizioni dell'affresco. Sta andando in malora, occorre portarlo via. Si deve organizzare il trasporto, altrimenti lo perdiamo. L'affresco non si muove da qui per nessuna ragione. Finisce di rovinarsi qui. Sono il sovrintendente dell'Università di Firenze, il professor Salmi. Dobbiamo portare via l'affresco. L'affresco è sempre stato qui e qui resterà per sempre. Non c'è verso, mai nessuno è riuscito a portarlo via. Dante, perché queste ore che sono? La campana, che cosa vogliono? Qui? Donne, venite, venite, vogliono portare via l'affresco. La Madonna venite, non venite. Si tocca per nessuna ragione. Sono il professor Salmi, siamo qui per salvare l'affresco. Ma che vi sta succedendo? C'è un equivoco. Venite. Ascolta Procacci, è meglio andare via, sali. Forza, che qui si mette male, andiamo, andiamo. Via,